vita. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere venuti, grazie per essere stati pazienti ed aver aspettato, anche perché molto spesso, insomma, l'orario per noi è un po' tardino. Grazie allo scrittore Pino Aprile che ha accettato il nostro invito. Voglio anche ringraziare il padrone di casa, Don Ciro Miele, per averci ospitato e per averci dato questo teatro a disposizione. Ringrazio anche lo sponsor Gagliardi Immobiliare e tutti gli amici che hanno collaborato per questa iniziativa. Sarò breve perché non voglio togliere spazio e attenzione all'autore. Voglio soltanto presentarmi, mi conoscono, e sono soprattutto come facente parte del gruppo Sale della Terra, che è il promotore di questa iniziativa, un gruppo di laici che si riunisce periodicamente, attualmente in questa sede, e cerchiamo di formarci politicamente e culturalmente, ispirandoci soprattutto ai principi della dottrina sociale della Chiesa. Mi preme in questo momento ricordare due persone, perché il nostro gruppo è nato presso i Giuseppini del Murialdo, e due persone scomparse, ambedue, padre Paolo Novero, che è stato il promotore e quello che ha voluto fortemente questa associazione, e Don Michelino Biceglia, che ci ha seguito nell'opera successivamente e che, ahimè, un anno fa ci ha lasciati. Ora passo a presentare Pino Aprile. Per molti di noi è una conoscenza già pregressa, perché è stato qui a Lucera, se non mi sbaglio, un anno e mezzo fa per presentare Terroni. E poi è un pugliese, abita sui Colli Romani. È stato, farò una breve sintesi, per chi non lo conoscesse, ma penso che sono in pochi, vice direttore di Oggi, direttore di Gente, ha avuto esperienze presso la televisione, soprattutto in collaborazione con Zavoli, con Viaggi Inchiesta e Viaggi al Sud. Ha scritto diversi libri, soprattutto con la casa editrice PM, ricordo qualcuno, Il trionfo dell'apparenza, L'elogio dell'imbecille, L'elogio dell'errore, e ho stretto quello che dovevo dire perché i tempi sono brevi. E il penultimo libro, che è stato quello che ha presentato poi qui a Lucera l'altra volta, è stato Terroni, un libro che si è manifestato subito come un grosso successo editoriale, che ho letto che ha dato 30 stampe in un anno, 250.000 copie, forse hanno esagerato, non lo so, di più, hanno in difetto. E quindi che ha portato l'autore a ricevere un premio a Palermo, il premio Augustale, e che, se non mi sbaglio, circa 2 mesi fa a Manhattan, New York, ha ricevuto il premio dell'uomo Ilica, non dico in inglese che cosa significa perché farei brutta figura, ma come Inter Calcio Association, italiani italiani. Stasera è qui. Tra le altre cose, ho letto che ha avuto la cittadinanza onoraria a San Bartolomeo in Caldo, quindi per chi è di San Bartolomeo. Allora, stasera è qui per presentarci Giù al Sud, perché i Terroni salveranno l'Italia, libro che nasce proprio dalle frequenti peregrinazioni dell'autore nel Sud e nel Sud nella sua quotidianità, nel suo confronto, nel suo dialogo con i meridionali. Leggo le sue parole perché sicuramente sono più illuminanti. Mai ho viaggiato al Sud come in questi
ultimi 2 o 3 anni e ogni volta mi sorprendo a fare il conto di quanto ne so e di quanto si possa percepire di intenso e profondo senza riuscire a cogliere l'insieme. Ho pensato che fosse più onesto raccontare le tappe del mio viaggio senza ricorrere ad artifici che le facessero diventare parte di una narrazione unica. Ma questo paesaggio narrativo comunque parla e sapere di noi, chiunque noi siamo, ovunque siamo, è opera collettiva. Questo libro è il mio mattone, termine disgraziatissimo per un libro, per il muro della casa che si costruisce insieme. Il Sud non ha voce, o voci piccole e sparse, ed è possibile che gli stessi protagonisti non percepiscono quanto siano parte di un tutto forse decisivo. Fino aprile. Scusate, mi alzo così vedo i volti di quelli nelle ultime file. Penso che così si senta, vero? Ok. Non la faccio tragica, ma mi hanno attaccato 2 tendini spezzati meno di un mese fa e non sapevo neppure di averli spezzati e continuavo a girare, per cui adesso nel braccio ho un po' di Coppa America perché mi hanno messo dei cavi come quelli delle barche a vela e, che va bene, però insomma, ma la sera comincia a pesare il braccio e allora non ne credo che nessuno di noi abbia idea di quello che sta succedendo a casa propria, al Sud. Eccola qua. E perché? Perché normalmente il Sud viene cercato dove ce n'è tanto. Il Sud non ha giornali nazionali, non ha reti televisive nazionali, diciamo non ha voci nazionali, voci grosse. E viene raccontato da chi letteralmente viene da fuori, anche se viene dall'Italia lo stesso. Per la verità ci viene pure poco e ci resta poco. E normalmente non ha grandi curiosità, per cui il Sud è Napoli, è Bari, è Palermo, Catania, il Sud è il Sud grosso, curiosamente è quel Sud che più somiglia al resto d'Italia e del mondo, perché le città, monnezza più, monnezza meno, sono quelle. Io credevo di saperne di più. Senza presunzione, ne sapevo di più. Ecco, vedi, spenti il telefono? No, non l'ho spento. Mi dispiace, chiamo io, sono in conferenza. Salve, grazie. Adesso spengo. Ok. E invece ne sapevo poco, o comunque molto meno di quello che pensassi di sapere del Sud. Perché? Si dice che le notizie, i fatti succedono dove c'è un giornalista, per cui in quei paesi, San Bartolomeo in Galdo, Rocchetta Sant'Antonio, ancora Pizzo Calabro, ma Taverna, qualcuno di voi sa che esiste Taverna? Io non lo sapevo, è in Calabria, mia moglie è calabrese, è nella Sila Piccola, credevo di averla battuta tutta. Mi chiamano lì e io dico, ma Taverna, ci sono andato, confesso, forse dovrei vergognarmi anche un po', soltanto perché, che fai, non vai nei paesi più piccoli proprio perché sono più piccoli? E allora ogni tanto dico, ok, dov'è che non andresti mai? Là, e là ci vai. Arrivo a Taverna convinto di capitare in un posto del genere e scopro cosa? Sapete cos'è Taverna? È la patria di Mattia Preti, uno dei più grandi pittori che abbia avuto questo paese. Taverna è una sorta di pinacoteca ovunque tu vada. Su 93 opere d'arte attualmente in restauro in Calabria,
84 stanno a taverna e io non ne sapevo niente. Riace la conoscete, i bronzi, no, i bronzi hanno dato una qualche notorietà a Riace soltanto perché la nave che li trasportava gli ha fatto la grazia di finire a fondo davanti al paese. Ma di Riace che c'è in quei bronzi? Nulla. Quanti di voi sanno che ogni anno viene eletto il miglior sindaco del pianeta? E che finalmente l'Italia ha avuto un suo candidato fra quei 23 candidati a miglior sindaco del mondo. E questo candidato è Calabrese, il sindaco di Riace. È stato eletto terzo miglior sindaco del mondo, è candidato al Nobel per la pace. E noi che ne sappiamo? Questo signore vide i primi profughi rifugiati, erano curdi, spiaggiati su queste catapecchie sulla spiaggia del suo paese. E disse: ma tu guarda, che è una persona per bene, con un grande animo, una vera persona, nel senso che negli altri vede sempre una parte di sé. Proprio così, con Calabrese, così, cioè, tu lo vedi, non lo chiamano Mimmo dei curdi, e quando lo sentite parlare capite perché i curdi lo capiscono. O Lucano l'afgano, perché si chiama Domenico Lucano. Riace, come Badolato, come altri paesi, si stava svuotando. Badolato era addirittura completamente vuoto. E lui pensò: guarda che strano, qui abbiamo delle persone senza casa e un paese senza persone. Per cui offrì casa a queste persone, offrì loro la possibilità di mettere in piedi piccole iniziative economiche. Che cosa sai fare tu? I cestini, fai cestini. Riace è un paese di una povertà ferina. Il sindaco non ha la segretaria, non ha la macchina, non ha le gambe. La raccolta differenziata viene fatta con l'asinello, la fanno i senegalesi. Mimmo l'afgano ha inventato un sistema, ma l'ha inventato grazie alla sua umanità, per rivitalizzare i paesi morti. Grazie a cosa? Grazie agli ultimi della terra, cioè a quelli che arrivano non portando niente se non la loro disperazione. La piazza di Riace, voi vedete giocare bambini di 20 nazionalità diverse, afghani, palestinesi, senegalesi, etiopi, pakistani, tutto c'è, curdi, tutto. E l'economia di Riace è rinata. Adesso ci sono a Riace dai 300 ai 400 riacesi che vengono da tutto il mondo, e ci sono venuti e sono i sopravvissuti del viaggio per arrivare fin lì. Siccome sono previste, come sapete, delle provvidenze per chi assiste, dà ospitalità, come dire, fa campare profughi e rifugiati, la norma era da 23 a 35 euro, e siccome questo è un paese che non perde occasioni per vergognarsi, oddio, per costruire occasioni di vergognarsi, ma il curioso, il brutto è che non se ne vergogna, 35 euro li davano ai comuni del nord e 23 a quelli del sud. Solo che i soldi arrivavano quando arrivavano. E allora cosa ha fatto Mimmo l'afgano? Ha creato una moneta locale, convertibile in euro, che viene data ai profughi e ai rifugiati, in modo che quando arrivano i soldi, restituiscono questi e prendono. Sui 50 euro c'è Martin Luther King, sui 20 euro c'è, se ricordo bene, Peppino Impastato, Gandhi,
sui 10 euro ci sono pepino impastato e beh, e poi qui Mimmo l'Afgano, come lui qualche mito ce l'ha, c'è Che Guevara. Il modo inventato da Mimmo l'Afgano è ormai in uso in 40 comuni calabresi, che stanno riavendo un'economia e addirittura un paese, perché Badolato non ce n'era più uno di abitante. Lo so da tempo perché mia figlia ci andò a fare, è antropologa, una tesi là. 40 comuni calabresi, e si è dovuta fare una legge per l'accoglienza alla regione Calabria, quella schifezza di regione così mafiosa eccetera, tutto vero, però la legge per l'accoglienza della Calabria è la migliore che c'è, una delle migliori del mondo, e lo è andato a testimoniarlo il rappresentante dell'ONU che si occupa di rifugiati e profughi, è andato in Calabria a dirlo. Qualcuno vi ha mai raccontato, Sero, nemmeno io lo sapevo. Come lo sai? Devi andare là. Devi andare a Taverna per scoprire che è uno scrigno d'arte. Ma al sud non ci va nessuno. Se ci vanno, vanno sul bordo del mezzogiorno, con i piedi nell'acqua, dopo che hanno fatto il bagno e mangiato l'anduia, non gli serve sapere altro. Ma c'è tanto da sapere al sud, per esempio, sapete che la più grande associazione antimafia che c'è è calabrese e sono giovani, i giovani della Calabria stanno rifondando non la Calabria, l'Italia, non ne sa niente nessuno e ora ammazzateci tutti. Proviamo a farlo. Noi stiamo qui, siamo tutti antimafia, ci mancherebbe altro. Anche Bocca era antimafia, pace all'anima sua, spero che si sia redento nell'aldilà, che si dichiarava razzista e antimeridionale e dichiarava Napoli e, se vogliamo, per estensione, il sud irredimibile e la miseria. Eppure io sono ateo, ma insomma assieme a quel signore accanto ce n'era uno che stava qua e disse: tu te ne vieni con me. Insomma, pure all'ultimo minuto la speranza c'è, purtroppo per i migliori punti di riferimento morale, Giorgio Bocca, il sud è irredimibile, come dire, non perdiamoci altro tempo. Tant'è che io scrissi: guardi, guarda caro, ti sbagli. Pensa che io considero redimibile persino Giorgio Bocca, che è tutto dire. Siccome l'ho scritto che era vivo, posso ripeterlo dopo che è morto, altrimenti non mi permetterei. Ma questa è l'idea che si ha del Sud. È facile essere antimafia a quella maniera. Proviamo a farlo assieme ai ragazzi di "E adesso ammazzateci tutti". Quei ragazzi... Fra quei ragazzi e chi li può ammazzare, se li vuole ammazzare, non ci sono nemmeno i 100 passi di pepino impastato da casa Badalamenti. In molti casi il boss, il killer, è quello del pianerottolo, è la porta di fronte. Adesso pensatevi ragazzi di Locri, di Siderno, pensatevi in strada, striscione, adesso ammazzateci tutti, no alla mafia. Dopo finisce la manifestazione, è notte, dovete tornare a casa, siete soli e dovete passare davanti a quella porta. Questo è fare antimafia lì, perché dopo che hai scritto l'articolo contro la mafia non te ne torni a Milano, abiti a fianco a quello là. Sapete qual è la più folta generazione di cronisti antimafia che abbiamo oggi in Italia? Sono calabresi.
Perché vi parlo tanto della Calabria? Perché è l'ultima delle regioni, la più devastata, la più povera, la più... E quello che sta succedendo, succede, guarda caso, e non è un caso, particolarmente là. Perché? Perché è chi è più disperato che deve cercare nuove strade, deve uscire dalla condizione disastratissima in cui è. Questi cronisti calabresi hanno fra i 20 e i 30 anni. Molti di loro non hanno manco un giornale, hanno creato un blog, magari con la pubblicità dell'anduia per tornare a parlare la stessa cosa della soppressata della salumeria sotto casa. In 9 mesi, 25 di loro hanno avuto la bomba, la macchina bruciata, i proiettili arrivati per posta, le minacce arrivate a casa direttamente ai genitori o con amici o la fidanzata, eccetera, eccetera. Nemmeno uno ha smesso. Sapete qual è, dov'è, cos'è la più ampia rete di associazioni, cooperative, iniziative culturali che si sono riuniti per costruire un progetto politico per sottrarre la regione alla mafia e alla politica collusa? Ancora una volta, in Calabria. L'associazione si chiama Io Resto in Calabria. La dirige una ragazza di 30 anni che, se togliete Marchionne e ci mettete lei, la Fiat non ha perso niente. C'hanno dai 20 ai 30 anni. Nel libro non posso raccontare di tutti, ma una la racconto, Carmen Sissi Malferà. Carmen Sissi è di Pizzo Calabro, aveva 16 anni quando vinse un concorso del Parlamento Europeo e si trasferì a Strasburgo a fare cosa? Vi ricordo, 16 anni? A scrivere con giuristi di tutto il continente e altri giovani europei, in quanto rappresentante eletta portavoce da una mezza dozzina poi di regioni italiane, perché era evidente il valore della ragazzina, comprese la Lombardia, il Friuli, eccetera, la Puglia anche, portavoce di queste regioni, cosa doveva fare? Ha scritto con questi giuristi, eccetera, la Carta dei diritti dei cittadini d'Europa firmata da tutti i capi di Stato nel 2000 a Nizza, cioè la nostra Costituzione continentale. L'età ve la ricordate, sì? A quel punto Carmen Sissi poteva fare qualunque cosa, ovunque. È tornata a Pizzo Calabro e non voleva che andassero perse, così mi raccontava, i saperi antichi di Pizzo Calabro, e che erano forme di arte artigianale che ormai rischiavano di morire con gli ultimi artigiani. Per cui cosa ha fatto? Ha creato un'associazione, l'ha chiamata Artigian Famiglia, ha creato un giornale che si chiama così. A tempo perso ha scritto un libro che è alla Premio Letteratura Europea di Zurigo, è arrivato terzo, sempre su Pizzo, tra l'altro su una chiesa piena di misteri di Pizzo, dove ogni mattonella ha un significato recondito, perché serviva per trasmettere, si chiama la chiesa di Fuorigrotta, che non è Napoli, ma sta so, ok. Una delle sue associazioni è per disabili mentali, quasi tutte per la verità dopo sono state di questo tipo. Lei cosa ha fatto? Ha affiancato i disabili mentali agli artigiani in via, sul viale del tramonto, diciamo. Così per esempio ha recuperato l'arte del cucire con filo di oro. C'era una sola persona che lo faceva in Italia da Napoli in giù. Era una signora di un paese dell'Aspromonte, i paramenti del Papa, li fanno loro, quelli là, così. A
quindi guidato il passaggio delle competenze da quegli artigiani a quei disabili, i quali oggi le insegnano a scuola, enormo dotati, e vengono chiamati signor maestro. Fra le varie cose che ha creato Carmen Sissi, il nome è tutto attaccato, vi dirò poi quello che significa, c'è un sistema unico, progetto unico in Europa, per il recupero della disabilità mentale attraverso percorsi di living history. Che significa? Significa ricostruire eventi storici in dettagli assolutamente precisi, anche con i materiali, le stoffe del Settecento, le armi, eccetera, questa roba qui così, e far vivere quegli eventi ai disabili mentali, i quali, essendo costretti a immergersi in un ruolo che prevede contatti con gli altri, vengono, come dire, curano la propria disabilità recuperando l'attitudine al rapporto, al misurarsi, al connaturarsi, eccetera, con gli altri. È un programma unico in Europa e funziona benissimo, con qualche, per esempio, uno dei disabili di Carmen, che essendo di Pizzo aveva organizzato la fucilazione di Murat, perché questo aveva chiesto, Carmen Sissi, io voglio fucilare Murat, perché Murat, come sapete, quando tentò di recuperare il regno delle due Sicilie, da cui era stato cacciato, sbarcò in Calabria, ma lo presero e lo fucilarono a Pizzo. Per cui questo disabile, con la divisa da soldato borbonico, cose c'era, ci fu chi fece Murat e seppe morire bene, però non era contento questo. Carmen, io lo voglio fare a Tolentino, voglio partecipare alla battaglia di Tolentino. Cos'è la battaglia di Tolentino? Come sapete, Murat tentò di fare lui l'unità d'Italia, ma nella battaglia di Tolentino nel 1815 perse e l'Italia non si fece allora, l'Italia unita si fece 45 anni dopo. E Carmen non lo voleva accontentare, dice, però non c'eravamo i soldi, ci volevano 35.000 euro per fare una cosa del genere. Ebbe un'idea, disse al fidanzato, sposami, ci facciamo dare i soldi prima. Così con quei soldi costruirono i costumi, realizzarono i costumi e si sono sposati in costume. E poi sono partiti per il viaggio di nozze, nel 35, a Tolentino. Ci sono centinaia di persone che devono la propria serenità, il proprio lavoro, il recupero della loro salute. Vi dico l'ultima, Carmen non riusciva a tollerare che i suoi disabili non potessero fare il bagno, i disabili psichici. La carrozzella sulla spiaggia si affonda, scopre che a Napoli hanno inventato una carrozzella con cui può andare sulla spiaggia e persino in mare a farti il bagno, ed è riuscita a farne acquistare, adesso non mi ricordo se 2, 3, 4. La carrozzella si chiama Job. Carmen, che cavolo di nome è? Job significa lavoro, e quelle vanno a mare. No, non è lavoro, si chiama Job perché l'hanno inventata a Napoli e sta per Yamo Bagna. Ci sono centinaia di persone che devono a Carmen Sissi l'equilibrio, il piacere e il futuro. L'equilibrio e il piacere della loro vita, di una vita recuperata, di un lavoro, di una competenza. Carmen Sissi è un nome persiano, significa il dono del giardino di Dio. Credo che pochi nomi siano stati dati, tanto azzeccati. Quello che non dovrei dirvi, ed è brutto che ve lo dica, ma non riesco a non dirvelo. Carmen Sissi adesso ha 26 anni. Per 200 giorni all'anno non può muoversi dal letto. Ha una malattia particolare. Lei è una delle migliaia di ragazzi che in Calabria stanno rifacendo la faccia delle loro comunità, paesi, con tutto al di fuori e contro, partiti tradizionali,
la mafia, sono ovviamente minacciati, gli fanno, una di queste, la Talitacum, che è una di queste cooperative, per esempio, un mese fa, loro gestiscono per esempio un oliveto, quello che hanno trovato nel loro paese, sono gli Stefanacon, questi qua, la mafia gli ha tagliato metà degli ulivi, poi sono stati scoperti, qui c'erano un migliaio di ulivi per tutti quanti, e se ne sono trovati 500, tagliarono un ulivo. E allora è scattata la solidarietà, anzi vi invito ad andare sul sito di Talitacum, l'olio ce l'avete di sicuro qui in Puglia, hai voglia, però anche come piccolo gesto, anch'io ho l'olio, io sto a Frascati e do un po' di terra attorno a casa e mi sono portato gli ulivi dalla Puglia, specialità nociara innestata a Coratino, per essere... Ho chiamato quelli di Talitacum e gli ho detto: non mi dite a quanto vendete l'olio, vendetemi un gesto piccolo, 10 litri, al doppio del prezzo, visto che metà dell'uliveto ve l'hanno tagliato. Perché così si mantiene la forza, il coraggio. Non gli ho dato niente. Che cosa sono per loro quelli? Niente, è il segno però, per chi sta lì a combattere con quella gentaglia, che chi è solo è quello che taglia gli ulivi, non quello a cui tagliano gli ulivi. Sono migliaia. Che significa questo? Avrete sicuramente letto, sono stati anche scritti dei libri molto ponderosi, ve lo dico subito, non li condivido, che vi dicono che la speranza del Sud sono i giovani, che non sottomettendosi alla politica che corrompe, che ti vuole schiava, la raccomandazione, eccetera, o la mafia che da te vuole la tua onestà, se ne vanno e quindi vanno a valorizzare le proprie doti invece di vedersele mortificate da questa società marcia che li vorrebbe sottomessi e distrutti nelle loro capacità. Quindi è un bene che se ne vadano. Se ne sono andati in 700.000 negli ultimi 10 anni, ve lo dice l'Istat, lo Svimez, eccetera. A me non sembra una grande soluzione, anche perché ho replicato a chi sostiene queste tesi: ma mi dite dov'è la novità? Sono 130 anni che ce ne andiamo. Non mi sembra che abbia risolto molto questo, anzi mi sembra che abbia danneggiato molto. Ma questi sono giovani laureati e cose, lo so, ma anche quelli che se ne andavano 130 anni fa erano i migliori, non erano gli ultimi. Come quelli extracomunitari che arrivano qui da noi con i barconi, non sono gli ultimi delle loro comunità, sono i migliori. Perché sono quelli che per esempio ancora possono pagarsi il viaggio della morte, gli altri manco questo, così come gli emigranti che se ne andavano dalle nostre terre avevano di che pagarsi il viaggio in America, vendevano la casa, l'uliveto, si impegnavano una cosa, ma chi non aveva questo non se ne poteva andare in America, restava qua. O chi non aveva il coraggio non se ne andava in America, restava qua. Chi non aveva la salute non se ne poteva andare in America, perché a Ellis Island lo bloccavano, restava qua. Sono sempre stati i migliori ad andarsene. Dov'è la novità? E poi, perché il dilemma c'ha solo due corna? O ti sottometti e ti adegui a un sistema marcio, che poi io contesto, neppure il male è perfetto, quindi non può essere tutto marcio, qualcosa di non marcio ci deve essere, se no avremmo raggiunto la perfezione ed è impossibile che ci sia. Uno dei miei libri si chiama Elogio dell'errore e spiega come e perché è impossibile
che esista la perfezione, è un dato di fisica, guardate, questo universo esiste perché c'è l'errore di Planck, cioè un errore ineliminabile in tutte e qualsiasi misura ovunque fatte in questo universo. È una quantità piccolissima, se l'atomo di idrogeno, il nucleo dell'atomo di idrogeno, è il più piccolo che c'è, fosse grande quanto l'intero universo, l'errore di Planck sarebbe un albero, quindi pensate quanto è piccolo questo errore, ma se eliminate quello, sparisce l'universo. Questo universo esiste perché è sbagliato, e l'unica perfezione che ci deve essere il male del sud. Quindi vogliamo ammettere che ci può essere qualcosa di non marcio? Cioè Riace è marcio. Acqua Formosa, un altro paese in provincia di Cosenza, che ha fatto il decalogo dell'accoglienza. Andatevela a leggere. Tra l'altro il sindaco Giovanni Manoce, simpaticissimo, un paese di origine albanese. Scusate. Se lo trovo, se no lascio perdere. Quasi, quasi a metà. Sì, ne fosse nell'elogio della perché Giovanni è di una simpatia. Questo è affisso all'albo del comune, viene diffuso in tutte le riunioni a cui si presenta il sindaco in giro per i vari paesi, cosa c'è. Nel nostro paese non togliamo le panchine per gli immigrati. Le addobbiamo con i cuscini. Nel nostro paese non disinfettiamo i luoghi dove vivono gli immigrati, i nostri luoghi sono puliti. Nel nostro paese è vietato scrivere forza Etna, forza Vesuvio, è consentito scrivere fate l'amore e non la guerra. Nel nostro paese è vietato fare gli esami di dialetto nelle scuole, basta l'esame di abilitazione nazionale. Nel nostro paese non sono ammesse le ronde, è consentito il libero passeggio e lo struscio. Nel nostro paese sono abolite le magliette con scritte offensive verso l'Islam, meglio nudi che cretini. Nel nostro paese non si possono cantare le canzoni che inneggiano alla monnezza di Napoli, si può cantare io solo Emilia. Nel nostro paese non occorre affermare di avercelo duro, tutti lo sanno già. Nel nostro paese non si può gridare Roma ladrona, si può cantare Roma capoccia. Nel nostro paese Alberto da Giussano è ritenuto un dilettante, al cospetto del nostro Giorgio Castriota Skanderbeg, perché loro sono albanesi. Questo è uno dei 40 paesi che applicano il sistema Riace. Tutto questo messo assieme non so quando diverrà di pubblico dominio, ma se andate lo trovate, e soprattutto trovate, torno a bomba, che non esistono due opzioni. O ti adegui al marcio o te ne vai a fare il cervello in fuga. Esiste una terza opzione. Io resto e tolgo il marcio. E sono migliaia che restano a togliere il marcio. L'Istat non li vede perché migliaia è troppo poco rispetto a 700.000. Ma io non sono l'Istat, io faccio il giornalista. Quelli che fanno il mio lavoro non vanno a vedere quello che è già visto il macro fenomeno dall'agenzia. Cito il dato, prendo i dati Istat, Svimez, ministeriali, ok, li uso. Ma cosa va a fare uno che fa sto mestiere? Va a spiare l'erba che cresce, il seme più piccolo che c'è, che esiste, è quello dell'albero più grande, il baobab. Ma quando il baobab è piccolo si può confondere con l'erba. Sarà cicoria o baobab? Quello è il lavoro che deve fare uno che fa il mio lavoro. Beh, altro che cicoriella ci sta nel sud adesso. Quell'erba sta crescendo e non è erba, sono alberi. E ce ne sono tanti. Vi dico che cosa può succedere, perché poche migliaia sono molto più di 700.000.
L'unità d'Italia è stata fatta da una numericamente modesta comunità di professionisti, giornalisti, avvocati, professori, che avevano capacità di dirigere e nulla da dirigere, perché l'Austria imponeva i suoi, gli avvocati dovevano essere per forza bilingue, perché il diritto era quello austriaco, quindi se non sapevi il tedesco. Ed anche a Milano, per esempio, i grandi avvocati erano sudtirolesi. In Veneto peggio mi sento, perché l'Austria preferiva portare i lombardi sopra i veneti, cioè, come dire, i lombardi che li avanzavano dopo gli austriaci, spesso e volentieri li metteva a dar fastidio ai veneti, perché così li separa e li governi meglio. Piemonte, Regno delle Due Sicilie, altre cose, erano tutte monarchie assolutiste, come era in tutta Europa. E quindi avevano poca voglia di veder crescere una classe borghese, imprenditoriale, professionale, che mettesse a rischio il potere esistente. Per questo nacquero tutte quelle società segrete, perché solo segretamente potevi costruire un potere alternativo a quello esistente, per cui la Giovane Età, la massoneria, la carboneria, gli illuminati, eccetera, eccetera, eccetera. Questi professionisti, non avendo nulla da dirigere, un'impresa che gli venisse affidata se la crearono, e l'impresa fu l'Unità d'Italia. Erano l'1% della popolazione. Secondo altri potrebbero, messi tutti assieme, forse arrivare al 2% della popolazione. Se queste sono le percentuali, quei giovani laureati, quei giovani straordinari di cui vi sto parlando, del Sud, ci siamo. Stiamo parlando di almeno l'1% della popolazione, e forse di più. Bastano. Bastano, e lo stanno già facendo, per esempio, mentre tutto il resto del Sud ha scoperto quello che valeva, ha scoperto se stesso, ha scoperto la fine della vergogna, grazie a studi condotti da altri. Fermiamoci alla nostra Puglia. La tarantolata era una vergogna. Il nostro modo di cantare, le pizze, erano roba deteriore, da cova, cioè roba da. Vuoi mettere i Beatles? Da dove è venuta la riscoperta e il valore di queste cose? Per esempio Ernesto De Martino, cioè ci sono arrivati in casa dei forestieri che hanno visto non con l'occhio dello stanziale perdente, perché noi siamo i vinti della storia. L'Unità d'Italia ha comportato una guerra. Quando c'è una guerra, uno vince e l'altro perde. Noi abbiamo perso. Scantono un attimo. Cosa significa questo? Che noi portiamo addosso, nella carne, nella voce, nei passi, nei gesti, il vinto, la nostra sconfitta. Provate a sintetizzare come in un fumetto. Ci sono due case. In una c'è un signore che ha visto il suo paese invaso, messo a ferro e fuoco, saccheggiato, le donne stuprate, gli uomini fucilati in massa, torturati. Ha preso un fucile, ha cercato di opporsi, è stato ucciso. Lo hanno chiamato brigante. Come accade nei fumetti, la vignetta successiva, quest'uomo torna a casa, non era morto, lascia perdere, stiamo facendo un fumetto, ha una ferita al petto, il sangue, sta entrando in casa ed è un vinto, ha le spalle basse, guarda per terra, trascina i piedi, deve parlare a suo figlio e non sa come consegnargli la propria sconfitta e dirgli: guarda che il tuo futuro è quello di un perdente, perché io ho perso, non ho saputo difendere casa mia.
la porta accanto, entra il vincitore, c'ha le medaglie che brillano, il mento bello sollevato perché guarda in faccia, se lo può permettere, alza i piedi da terra, pesta la terra che ha conquistato e sorride e porta a suo figlio la sua vittoria. I figli non ascoltano mai i genitori, ma fanno tutto quello che loro fanno. Il mio bisnonno ha imparato a camminare da perdente. Mio nonno ha imparato a parlare, camminare, muoversi da suo padre, un perdente. Mio padre ha imparato da mio nonno. Mio nipote non camminerà da perdente. Chi perde vede brutto tutto quello che gli appartiene, perché non lo ha tutelato, non lo ha aiutato a difendersi. La sua stessa terra diventa maledetta e l'abbandona spesso. Perché? Perché la terra è madre. Nel nostro inconscio, terra, madre, memoria sono la stessa cosa. E quella terra ci ha tradito, perché non ci ha difeso, abbiamo perso, e quella sconfitta ce la portiamo appresso, e i nostri canti sono brutti, la nostra architettura è brutta, la distruggiamo, i nostri paesi, i centri storici vengono devastati, sostituiti da scatolame che scimmiotta architetture nord-europee che qui non hanno proprio niente a che fare. Però qualcuno che viene da fuori non vede questo con gli occhi nostri, perché non è un perdente, va in un posto dal quale lui non ha tratto nessun dolore e vede bello quello che noi vediamo brutto. E con gli occhi di questi noi abbiamo imparato a rivedere bello quello che pensavamo brutto, e così la pizzica diventa, con Melpignano, il raduno, come scrive MG, la più grande rivista di musica del mondo, uno dei più importanti appuntamenti musicali del pianeta. E così i nostri balli, eccetera, eccetera. Questa è stata la riscoperta, grazie ai forestieri, di una parte del sud, la Puglia, la Sicilia, la Campania, la Basilicata con Benfield, il familismo amorale, che mi pare una colossale sciocchezza. La Calabria, anche in questo, è rimasta emarginata. Come dire, non se la so filata, manco quelli là. Cosa sta accadendo adesso in Calabria? Un fatto che non è più culturale, per la sua dimensione, è un fatto sociale, politico. Gli studenti di antropologia sono decuplicati. Non esiste facoltà che comporti incrementi di questa dimensione. 10 volte tanto. Qualcuno di voi conosce un antropologo che lavora da antropologo? Io manco uno, compreso mia figlia antropologa che fa un altro mestiere. E allora perché lo fanno? Investigando queste cose, questo sud, per il mio libro, io ero arrivato a scoprire questo. Per cui ho chiamato Lombardi Satriani e ho detto: professore, ma tu te sei accorto di sta roba? E dice: beh, ma che mi ci fai pensare? Prova a fare un poco di conti di quanto è aumentato. È lì che lui ha detto: accidenti, Pino, almeno 10 volte. E io ho detto: beh, ma è tanto, no, tanto, è abnorme, ha detto lui, non esiste 10 volte. Che cosa sta succedendo? I calabresi hanno visto che la loro regione è bella. Cosa fanno questi studenti di antropologia? Fanno gli antropologi sull'uscio di casa, nel loro paese, ma non il paese, il paesino, il villaggio, scoprendo cose inaudite, e trasformano la cultura del loro villaggio in spettacoli, musiche, teatro. Ecco, stanno recuperando l'orgoglio del loro sapere, di quello che sono, di quello che sanno, di quello di cui si dovevano vergognare. Ma la cosa eccezionale è che non ci sono arrivati con l'occhio del forestiero come noi.
è una regione che da sola riscopre se stessa. È un fenomeno politico di una portata inimmaginabile. Non possiamo neppure immaginare dove può arrivare questo. Qualcuno di voi ne aveva sentito parlare? È mafia, è monnezza, non fa notizia. Nel sud è questo, è questo che sta succedendo al sud. È pieno di giovani così. Il sud sta inventando qualcosa di nuovo e lo fa con questi giovani, local and global. Questi giovani non sono la nostra stessa specie. L'umanità ha avuto tre grandi rivoluzioni. Noi abbiamo solo 200.000 anni come uomini, aspetta, inglobando Neanderthal, il che noi definiamo sapiens, mentre Cro-Magnon, che saremmo noi, saremo sapiens sapiens, cioè sapientissimi, che è un'altra prova del fatto che chi sparta la meglio parte, come si dice. Perché? Perché Neanderthal, a nostro paragone, aveva il doppio di cervello, come dire, in rapporto al peso corporeo. Il più piccolo cervello di Neanderthal trovato finora è 1,350 kg. La norma arrivava a sfiorare 1,7 kg, anche 2 kg. Neanderthal è morto di intelligenza, perché siccome nascevano con quasi tutto il loro cervello e l'apertura pelvica nelle femmine della specie più di tanto non può offrire come possibilità di passaggio, se no si disarticola l'anca e le loro non possono più camminarci, possono pure morire. Per cui cosa succedeva? Che gli intelligenti morivano di parte e ammazzavano mamma, e sopravvivevano i microcefali, cioè le capocce più scadenti, diciamo. Ciò nonostante Neanderthal aveva più cervello di Cro-Magnon. Quindi se inglobiamo anche Neanderthal declassandolo a solo sapiens, tra l'altro Neanderthal ha inventato, fra virgolette, non voglio essere blasfemo, Dio, nel senso che ha concepito l'esistenza di una vita oltre la vita, l'aldilà, inventati i riti, eccetera, eccetera. Quindi tiriamocelo dentro, 200.000 anni, vi sembrano tanti, i dinosauri 150 milioni. Avevano tutti il diritto di pensare che la Terra fosse stata creata per ospitare i dinosauri. Per questi 200.000 anni noi siamo vissuti da cacciatori-raccoglitori, cioè un gruppo di 40-50 persone che si muovevano attorno all'accampamento raccogliendo bacche, funghi, conigli e quello che si trovava e se mangiava. Fino a che circa 10.000 anni fa si scoprì il modo di accumulare il futuro, l'agricoltura, ovvero potersi garantire il cibo per domani, e se ce l'hai già oggi puoi pensare, puoi scolpire la Pietà di Michelangelo, perché da mangiare per domani sta già nei silos. Poco più di 200 anni fa c'è stata un'altra grande rivoluzione. Gli uomini hanno trovato il modo di produrre beni indipendentemente, in quantità indipendenti dalla necessità di beni. Cioè quanti ne puoi produrre, e addirittura produrre dei bisogni non naturali da soddisfare con la produzione di beni. Era la rivoluzione industriale. Diciamo che circa 30 anni fa c'è stata un'altra enorme rivoluzione, l'informatica. Il modo di pensare ridotto a 2, sì, no, aperto, chiuso, 1-0. L'informatica ha abolito le distanze, ha abolito persino il tempo. Cioè i nostri figli, noi stessi, ma siamo poco capaci, per loro è normale, possono comunicare con chiunque, ovunque,
senza fusi orari, Australia, cose eccetera. Lasciate per la famosa battuta di Corrado Guzzanti che dice che adesso si può dialogare con l'aborigeno in Australia, cose eccetera, ma il problema è aborigeno, ma io e te, ma che cazzo se dovevamo dire? Invece se può, si può parlare, si parla anche con l'aborigeno e la barriera con l'aborigeno è caduta, non lo immagini più, ci parli. Quello che immagini è sempre più bello o più brutto di quello che è. Loro invece possono smettere di immaginarlo e conoscerlo. Con pochi euro girano dove vogliono e quindi sono una specie umana diversa da noi, è un'altra tribù. Homo sapiens sapiens ed informaticus. E gli europei, peggio ancora, i nostri, ce li abbiamo in casa e non lo sappiamo. Ma per mio padre l'Europa era divisa in diversi stati, ognuno dei quali corrispondeva a un esercito. Erano quelli che doveva ammazzare o da cui rischiare di essere ammazzati. Questa era l'Europa per papà. E infatti due guerre, mica una. Lui era ragazzino quando c'è stata la prima e si è fatta la seconda. Tutte in campo di concentramento. Per me l'Europa era ancora decisa, divisa fra paesi, valute e cose, cioè, tant'è che facendo il mestiere che facevo, ogni volta che dovevo entrare in un paese, dovevo tirare fuori il passaporto, farti giudicare come ospite accettabile o ostile. E se avete passato qualche frontiera col passaporto, sapete cosa sto per dire. L'inquietudine di non hai fatto niente e ti senti colpevole. Non solo, ma l'Europa, quei paesi erano ancora divisi in due blocchi, est e ovest, ognuno dei quali non aveva altro compito che distruggere l'altro. Per puro colpo di fortuna, facendo questo mestiere, il giorno in cui cadde il muro di Berlino, io stavo là e vidi il mondo in due minuti cambiato. Quelle armi che erano in grado di distruggere il pianeta alcune migliaia di volte non servivano più. Quel sospetto fra due blocchi, cose eccetera, non c'era più. Passavano piangendo, ridendo, ballando, cantando le ragazze dall'est all'ovest e io stavo lì sul muro, così abbracciavano e baciavano tutti, io zitto, così non mi vedevano come tedesco, insomma, cioè come straniero, potevano pensare che fossi del luogo. Ogni volta quindi che cade una frontiera, gli uomini diventano più liberi, più sicuri, più felici. Ma noi lo sappiamo, lo abbiamo vissuto. Ma le mie figlie non hanno mai visto una frontiera in Europa. Non hanno mai cambiato dei soldi in Europa. Non sanno che differenza c'è fra un loro coetaneo francese, irlandese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese. Si incontrano come vogliono, dove vogliono, viaggiando con un'unica moneta per tutti, che nonostante tutti i guai è la più potente del mondo. Se si sono scordate la carta d'identità a casa, dice, ah, dai, vabbè, dai, ma la sono scordata, e passano uguale. Sono un'altra specie. Loro non vedono la differenza. E quello che fanno a Barcellona, a Glasgow, con i computer, con i cosi, con la Ryanair, lo possono fare a Pizzo Calabro. E infatti lo fanno a Pizzo Calabro. Local and global. Ma girando così, vedendo, conoscendo, non immaginando, cosa hanno scoperto? Che le differenze sono i veri valori. Cioè quello che hanno di diverso è quello che li rende più ricchi. E quella diversità non viene opposta alle altre, ma viene messa, come dire, in commercio, in scambio con le altre, e si arricchiscono vicendevolmente salvandole, perché salvano il proprio valore, quel valore inteso in senso
globale, davvero completo, da valore monetario a valore identitario. Perché quando cadono tutte le frontiere e tutte le differenze, cosa distingue te dagli altri? Se tu perdi i confini della tua identità, tu perdi te stesso, non sai chi sei, dove vai, ti sperdi, ti viene l'angoscia, per cui cerchi di radicarti in tutti i modi, persino nelle maniere becere dei Calderoli, dei Borghezio, eccetera, eccetera. Ma chi non è a quel livello dello stadio, come dire, può usare quei suoi valori nel senso giusto, come scambio per arricchimento reciproco. Guardate che nessuno lo sa meglio dei pugliesi. I pugliesi non esistono, sono una convenzione demografica. Se andiamo a cercare i pugliesi, noi li riconosciamo benissimo da lontano. I pugliesi sono un fenomeno di bisogna essere presbiti, ecco, per vedere i pugliesi, perché man mano che ti avvicini non li vedi più. Provate a fare con un compasso un cerchietto in scale 50-60 km. Dentro ci trovate Taranto, Brindisi, Bari. Io sono Argio del Colle, però in pratica sono tarantino, avevo meno di un mese quando i miei si trasferirono lì. Taranto, città greca, ed è stata longobarda, albanese, angioina, aragonese, tutte le altre cose normane, cioè, che sappiamo. Ma per qualche decennio, quindi niente rispetto al resto, è stato un emirato arabo. E per curiosa cosa, il dialetto tarantino nella sua parlata risente dell'arabo, termini greci e toni arabi, parlata araba. Per cui, come tutte le lingue semitiche, il tarantino non ha vocali. O tarantino, not the vocal. Brindisi, che sta lì, sono 60 chilometri, invece Salento, anche Taranto è Salento, ma Brindisi è Salento completo, nel senso anche nella parlata. E in Salento, come sapete, è il greco, tant'è c'è il greco antico, quello di Omero, non il greco bizantino, quello del grecanico che sta in Calabria. E il greco, come sanno quelli che di voi hanno fatto il liceo classico, io sono perito meccanico, all'università ho fatto fisica, ma ho appreso, sia pure di sforo, che il greco non era una lingua parlata, ma cantata. Per cui lo brindisino, le vocali non solo le dice tutte, ma l'ultima, fino a che te ne fiato, rastracina. Il barese, invece, che pure ha vissuto le stesse cose, aragonese, angioino, longobardo, bizantino, eccetera, 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 curiosamente, nella parlata risente del francese. E dice, questa è la cultura del barese. E come il francese non pronuncia le vocali, che sarà ville parole. Chi è il pugliese? Se vedete dove avete puntato l'ago, San Marzano e San Giuseppe parlano albanese. Se pensate che vi abbia portato in un, a parte la Puglia, dove vi state sbagliando, siete malfidi, perché se ci spostiamo verso nord troviamo proprio qui vicino, come sapete meglio di me, gli unici due paesi al mondo dove si parli ancora la lingua dei trovatori, della chanson de geste, il franco provenzale antico. Se pensate che invece possiamo trovare più i pugliesi in montagna, dove tutto si conserva meglio, più chiuso, non ce l'abbiamo, se non li gargassi, se non li troviamo lì, non li troviamo. E infatti poi smisi di indagare quando lessi che il Gargano è stato colonizzato da bulgari e da armeni, e sono sceso sulla costa, perché i vecchi mestieri forse conservano le vecchie popolazioni, peschici per esempio, la pesca, le cose eccetera, no. Sorge sugli scogli e pietre in slavo, si dice pieschi, al plurale pieschic,
sapete dove stanno i pugliesi? In Crimea. Poco più di 2 secoli fa lo zar volle che i suoi imparassero a navigare e a pescare, chiese chi sono i migliori, gli dissero barlettani e molfettesi, offrì a barlettani e molfettesi prebende in DC, non pagare le tasse, vediamo le case, basta, venite qui, eccetera, eccetera, e quelli andarono, molti andarono. E dettero vita a una comunità fiorentissima e potentissima, che ancora oggi parlano il dialetto di Barletta e di Molfetta di 2 secoli fa. Così potenti che Stalin temette che potessero creargli dei problemi, distruggere l'Unione Sovietica, e li fece deportare in Siberia. Da migliaia ne tornarono meno di 200. Bastarono. Uno dei cognomi più diffusi fra Barletta e Molfetta è Corvasce. Dillo in russo, come viene? È di origine pugliese Gorbaciov. E aveva ragione Stalin, gli ha distrutto l'Unione Sovietica. Sì, mi manca la. Sì. Sì, prima, sì, sì, sì. Prima o poi qualcuno provvede. La fotografia è uguale. Questo per dire cosa? Che come vedete, da noi stessi, dalla nostra carne, da noi pugliesi, le differenze identitarie non si oppongono, si sommano. Noi siamo arricchiti dalle identità che si sono stratificate. Non siamo stati, come dire, conflittuali, non ci siamo scannati perché prevalesse, come dire, l'anima normanna piuttosto che longobardo e cose eccetera. Si dice che i popoli si fanno a tavola e a letto, e noi abbiamo la cucina più ricca che c'è, e non abbiamo solo mangiato. Noi siamo la prova che ci si arricchisce con l'altro, nessuno meglio di noi, e infatti per questo non si trova. Guarda, ve lo dico in un'altra maniera. Luca Cavalli Sforza ha fatto un'indagine con il DNA dei vari popoli per vedere la distribuzione dei vari popoli nel mondo, che sì, riconoscibili proprio dal DNA, insomma, lì non sgarri. C'è un altro modo per vedere la distribuzione dei popoli, la loro lingua, e ci sono delle parole nella lingua che sono identificative della parola, un po' come il DNA mitocondriale, tant'è vero che la mappa dei popoli, secondo la, cioè ricercati secondo la loro lingua, le loro parole base, e quella dei geni di Luca Cavalli Sforza sono esattamente sovrapponibili. Una di queste parole è padre, anzi la più importante, per cui se quel popolo dice Vater, è un popolo di tedesco anglosassone, father, per eccetera eccetera, e così si disegna la mappa dei popoli. Come si dice padre in Puglia? Papà, che è la prima sillaba reiterata dei bambini, di padre, di papà. Babbo, 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 babbo. Noi lo dicevamo, cioè, mio padre, noi chiamavamo mio padre babbo, non papà. Tata, greco, con le sue varianti, attano, attan, attanam, eccetera. Uscire, u è l'articolo, e sciri cos'è? È in Salento. Bravo, sir, è normanno. Quindi, questa è la prova che le nostre case, mettiamola così, sono molto accoglienti. Cioè, noi quando dobbiamo chiamare papà lo chiamiamo in almeno 4 modi diversi,
vuol dire che i pugliesi non ci sono, ma ci sono una somma di esperienze, di vite, di storie che si chiamano pugliesi e che hanno conservato quasi tutto. Cos'è questo? Molti usano dire che i pugliesi sono particolarmente intelligenti, sono più intelligenti. E a vedere la loro affermazione nei vari campi, cose eccetera, qualcuno sarebbe tentato di dargli ragione. La verità qual è? Non sono più intelligenti o più scemi degli altri, ma i popoli, come le persone, cercano la soluzione alle loro paure, ai loro bisogni, cercano risposte alle domande che la vita pone, e ogni popolo trova le sue nel cibo, nell'educazione dei bambini, è questo che fa, e tu queste risposte rassicurano nel cammino della vita, ma popoli diversi trovano risposte diverse. Dove i popoli si stratificano, tu c'hai le risposte di tutti, non te le sei trovate, le hai ereditate, parti con un vantaggio, è questo che ci rende, come dire, più duttili, malleabili e in fondo meglio preparati all'imprevisto, perché non è imprevisto, qualcuno prima di noi, di popoli diversi, una soluzione a quel problema ce l'aveva trovata. Ora, per tornare a Bomba, perché vi sembrerà che abbia scantonato, invece sto parlando sempre la stessa cosa. Il problema qual è? Ci siamo accorti che non è andata come ci hanno raccontato. Non siamo stati uniti all'Italia, siamo stati conquistati e sottomessi, che questo non è un pezzo d'Italia, è una colonia interna ai confini, dentro i confini nazionali, che è il sistema con cui, non l'abbiamo inventato noi, siamo arrivati buoni ultimi copiando, dall'Inghilterra, che avviò così la sua rivoluzione industriale. Pensate alla Scozia, all'Irlanda, al Galles. Tant'è che la disciplina grazie alla quale ricercatori come il nostro Michele Abate, che era il capo della pagina economica Gazzetta Mezzogiorno quando ci lavoravo da ragazzo, una testa che non finiva mai, o Nicola Zitara, per spiegare e studiare la condizione del Mezzogiorno all'interno dell'Italia, usarono gli strumenti forniti da una disciplina economica nata in Inghilterra. E non è un caso, perché furono loro a cominciare, che studiava la creazione e lo sfruttamento di colonie interne. Addirittura le colonie interne non è necessario che siano un territorio, possono essere anche una classe sociale. Pensate ai racconti di Dickens nell'Inghilterra che si avviava, potevi essere di ovunque, dell'Inghilterra, della Scozia, del Galles, ma come classe sociale ricolonizzata, cioè sottoposta a cos'è una colonia? È una terra che non deve produrre, che se ha dei beni vengono asportati e portati altrove. La Nigeria è piena di petrolio, ma i nigeriani non hanno petrolio. E non c'è bisogno di un esercito per fare questo, basta un potere economico, un potere che va a soggiogare quel territorio. Cosa succede nelle le colonie interne, esterne? Non devono produrre merci, ma consumare quelle del potere dominante. E per garantire a queste colonie un reddito da spendere in queste cose qui, hai delle costanti. Quali sono? Ipertrofia amministrativa, cioè un numero di dipendenti pubblici assolutamente ingiustificato, ce ne servono 10 volte meno, ma tu devi dare stipendi, non lavoro, che è diverso. In più, a questa maniera tu tieni controllato, perché io ti pago e tu fai quello che dico io, con la popolazione. Altra cosa è la nascita, cioè in pratica l'unica azienda che non si può portare via è la violenza, per cui all'interno delle quelle popolazioni soggiogate
i più violenti, meno, come quelli che si fanno meno scrupoli, migliorano la propria condizione con la violenza a spese di altri. Tutte le colonie o ex colonie sviluppano potenti mafie e noi non stiamo messi male. L'altra cosa è l'assistenza, diciamo la pensione di falsa invalidità, perché così ti do un reddito scarso, ti tengo controllato e persino quella violenza, quella è la mafia, viene usata da quei poteri per controllare quelle popolazioni. Questa è la condizione delle colonie interne, la fotografia del Mezzogiorno. Ora il Sud si sta accorgendo che questa non è una condanna, che si può cambiare. Quando chiesero a Falcone se mai la mafia avesse potuto essere debellata, Falcone rispose: l'hanno fatta degli uomini, degli altri uomini la possono distruggere, dov'è il problema? E lo dimostrò. Il modo in cui oggi in tutto il mondo si combatte la mafia è quello ideato da Falcone e Borsellino. Nella sede dell'FBI, quando entrate, il busto che vi accoglie non è quello di Abramo Lincoln o di John Kennedy, è quello di Giovanni Falcone. Solo in Italia, e non voglio dire perché, quel sistema è stato, non dico debellato, demolito, ma diciamo molto indebolito. I pentiti, le cose, eccetera, eccetera. Però cosa hanno dimostrato Falcone, Borsellino, ecco, si può fare. E questo sta passando a tutti i livelli. E quei giovani che si muovono in Europa come nel proprio quartiere hanno tratto la stessa conclusione. Si può fare. E lo stanno facendo. E noi manco ce ne stavamo accorgendo. Apriamo il dibattito, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, magari si prenota o magari intervista, c'è qualcuno che vuole intervenire. Buonasera, innanzitutto complimenti per il libro. Pulivo la tastiera e No, io voglio porre una domanda. Io sto a metà libro. A un certo punto lei dice: devo chiedere una domanda a Cota. Ce la vuol dire? Grazie. No, mi aveva colpito, come dire, la ma, cioè, ma Cota mi sembra forse l'unico leghista presentabile, cioè mai educato, non strilla, non dice cose infami, non cose, cioè, pure simpatico, pure bellino. E però mi sembra quasi che abbia il terrore di essere scoperto meridionale. Di San Severo. E dico, vabbè, c'è di peggio. Però questo suo terrore a me sembra tutto sommato, nonostante io critichi ferocemente alcune sue scelte, cioè le borse di studio da non dare ai meridionali, solo ai residenti, come dire, piuttosto che dare una borsa di studio ad Einstein che viene da fuori, meglio al trota. Perché quello significa, perché, come dire, è stanziale, è locale, ho capito. Quindi queste ovviamente sono cose molto criticabili, le critico, però io proprio scorgo in lui questa paura. E la domanda, proprio, mi sembra quasi ansioso su questo. Non prendetemi per...
stiamo scherzando, ecco, mettiamola così, così non offendiamo, perché poi tra l'altro parliamo di un assente, non mi sembra di cose, cioè, mi verrebbe da dire, proprio da sedarlo, capisci? Stai calmo, d'accordo, dimmi che cosa c'hai, qual è il problema? Papà e mamma sono meridionali, no, papà è meridionale, mamma no. E beh, cioè c'è gente che per molto peggio non si è suicidata. Cioè, qual è il problema? Di cosa hai paura? Perché a me sembra che lui viva questo terrore. Mi sbaglierò, e se mi sbaglio ovviamente chiederò scusa, però è una mia vera curiosità, cioè lo vedo quasi fuggire, cose c'è, dalla sua identità, che poi la sua identità è metà della sua identità. Lui non è scemo, non voglio dire niente di altro, ma insomma, per esempio il Trota, che dice che non è mai sceso sotto Roma. Ora, ma ci pensate com'è ridotto sto ragazzo? Cioè, sua madre è siciliana. Cioè, lui da cosa adesso, al di là del fatto che quando appendici Trota non ti puoi non... Poi non metterti a ridere, poveraccio, insomma. Ma lui da cosa sta fuggendo? Quello che ci viene trasmesso, vuol dire, in natura il padre non esiste, esiste l'inseminatore. L'evoluzione culturale ha portato questa specie a concepire la figura del padre. Ma se no, in natura esiste l'inseminatore, cioè un tale che passa, regala, se diciamo così, e va. Mentre esiste la maternità, la mamma, quel Trota lì, se l'è portata appresso per 9 mesi. Lui ha sentito le paure, i desideri, le gioie, le ansie di sua madre. Ed è tutto quello, cioè la gran parte della nostra identità è materna. Gli ebrei, l'albero genealogico, lo fanno discendere da madre per madre, perché non sono scemi. Il cognome sarà quello, ma io voglio essere sicuro da quale tribù nascerà il Messia, quindi scendiamo per via materna. Ora, quando lui nega la parte materna di sé, sta negando più della metà della sua identità. Che cosa rimane di uno che già è così? Forse sto traumatizzato dalle insegnanti. Vi rendete conto? Se, vi rendete conto di quali danni fa sta roba? Cioè, questo non ha mai voluto vedere il paese di sua madre, cioè da dove viene il suo sangue. Sta negando se stesso. Ora, questo fenomeno nel Trota, come dire, porta al cabaret. Mentre a me in Cota mi piacerebbe essere il suo analista, perché secondo me viene fuori qualcosa di molto interessante, perché siccome l'uomo non è affatto banale, secondo me si arriva a cogliere qualcosa di potente, che è parente di quel capitolo che si chiama Di origine, che ho scritto proprio per spiegare questo, e cioè cosa? Quando chiedono a un milanese da 30 anni a Palermo di dove siedi, quello di Milano. Se chiedi spesso a un pugliese, un meridionale, un calabrese, se sta a Milano, non da 30 anni, da 3 mesi, dove sei? Di origine calabrese. Che vuol dire di origine? Cioè, signorito sinnato. Di origine vuol dire... Sì, cioè, però posso smettere, capito? Ci sono nato, sarei pugliese, ma essendo di origine potrei anche smettere. Per cui quando il milanese ti dice sono milanese, sto da 30 anni a Palermo, ti fa soltanto geografia, ma è milanese, sta a Palermo, gli piace, gli serve, sta lì. Quando senti dire sono di origine pugliese, sto da 30 anni a Milano, come di Rusu Capione, sarei già Meneghino, 30 anni.
cioè è la predisposizione alla rinuncia dell'identità più debole, questo vuol dire, per appropriarsi di un'identità più forte. Però le identità sono bastardelle. Perché? Perché riemergono quando meno te l'aspetti. E per esempio a me è capitato di chiedere a un collega, cioè un redattore capo di Panorama per la cultura, che mi aveva chiesto di scrivere una cosa proprio su Terroni, Antonio Carnevale. Dico, scusa Antonio, ma tu di dove sei? E lui mi ha detto pugliese. Ah, è pugliese di dove? Ma sono nato a Milano. E allora che cacchio di pugliese sei, scusa? Ma dove vivi? Poi sei andato in Puglia? No, sono nato a Milano, ma vivo a Bergamo. Intanto mi spieghi dove? Papà è pugliese. Cioè, siccome emerge sempre l'identità più forte, io sono pugliese, nato a Milano e residente a Bergamo. E a Milano, la scuola dove frequentava mia sorella, ancora si ricordano di quando mia sorella nel tema scrisse inchianare le scale. Vedete com'è potente l'identità. A volte riaffiora a distanza di generazioni, come mi è successo con il professor Robert Rossicone, New York. Nel 1860 i suoi avi, schifati da quello che stavano vedendo in Basilicata, donne stuprate, furti, la distruzione di una cosa eccetera, il padre raccolse tutta la famiglia, vendette tutto e se ne andò in America e proibì alla sua famiglia da quel momento in poi di parlare italiano e di citare qualunque cosa richiamasse l'Italia. In casa l'Italia doveva non esistere mai più. E andò a cambiare il nome della famiglia, lo abbandonò perché non si ricostruisse più l'origine italiana nella sua famiglia. Robert Rossicone insegna storia a Brooklyn e così aveva saputo da suoi colleghi che la City University of New York stava traducendo Terroni. E allora si è rivolto al professor Anthony Julian Tamburi, che è il direttore del John Calandra Institute, che è l'istituto italianistica della City University, che stava facendo questo lavoro. Dice, posso avere in anticipo il libro, prima ancora che venga pubblicato, perché non resisto, perché io non conosco niente di italiano, non so niente di italiano. E racconto la storia, ma voglio che le mie figlie tornino a parlare italiano, perché non voglio che sentano la mancanza. Devo dare un nome a tutto questo, e se non è Sud, quale può essere? Il Sud del mondo sta muovendo il mondo, perché il Sud dell'Italia non deve muovere l'Italia. Il sottotitolo è perché i Terroni salveranno l'Italia, non come, perché. Perché essendo questo un paese duale, e cioè costruito a doppia velocità, cioè a vantaggio di qualcuno e a svantaggio di qualche altro, ed è così da 150 anni, non sarà mai chi trae vantaggio a voler costruire un paese equo, più giusto, alla pari. Non può che essere chi è in svantaggio. Ecco perché non possono che essere i Terroni a riequilibrare questo paese. E se lo riequilibrano, incredibilmente, sapete chi è che ci guadagna? Sì, il Sud con il Nord. Ogni euro in più che produce il Sud viene moltiplicato per un coefficiente di, non mi ricordo più manco cos'è, 1,5, 2,5 per il Nord. Ma è una banalità. Più soldi ha il Sud, più merci può comprare al Nord. E ogni euro che gira si moltiplica, è come i prestiti delle banche, che con 1000 euro fanno prestiti per 50.000 euro. Perché quelle 1000 a quello, quei 1000 che tu mi devi ridare, li ripresto a quello e via di seguito.
Quindi la ricchezza del sud, il recupero del sud è la ricchezza del nord, è la salvezza del nord. Per questo sono degli imbecilli quelli là, perché pensano di salvarsi arroccandosi, rubando tutto quello che possono rubare, come i lanzichenecchi. I soldi rubarsi li mangi il lupo, come si dice, li finiscono, poi altro ti tocca lavorare. Se il padre è riuscito ad arrivare a 70 anni senza lavorare un giorno, c'ha qualche speranza per il figlio. Però tutti gli altri gli tocca lavorare. Ecco perché non possono. Quelli che dicono è perché aprile vuol creare la Lega del Sud, ovviamente dicono una sciocchezza. Perché? Perché la Lega è razzista. Il Sud che si muove in questa direzione non vuole più di quello, non vuole sottomettere quello, vuole equità, cioè un valore che è buono per tutti. I valori, se non sono universali, non sono valori. Se quello che è buono per me qui adesso non è buono fra mille anni anche per un tibetano, non è buono. Quindi prima o poi farà dei danni. Se il valore non è universale, non ci appartiene. L'equità che il Sud chiede è un valore universale, vale ovunque, sempre, per tutti. Quindi come fa ad essere leghista, razzista? Non può, a parte il fatto personale mio, che io non farò, cioè non farò politica. Ognuno di noi quando respira, respira politicamente. Quando un uomo incontra un altro, nasce la politica. Robinson incontra venerdì, chi è che va a pescare e chi mangia il pesce più grosso? È nata la politica. Quindi non è che io non faccia politica, vivo politicamente come ognuno di noi, ma non voglio fare politica partiticamente. Perché? Perché non me ne sento inadeguato. Siccome sono cose che sono state scritte, pubbliche, cose eccetera, quindi non svelo niente, mi è stata offerta la segreteria del movimento di Raffaele Lombardo. Ho ringraziato e ho rifiutato. Mi è stato offerto di fare il punto di riferimento, segretario, non mi ricordo mai che cosa, insomma, di una sorta di confederazione, compreso l'MPA, di movimenti e partiti del Sud. Ho ringraziato e ho detto che preferirei morire giornalista. Mi è stato offerto di candidarmi a sindaco di Napoli e ho detto che Napoli mi sembrava già abbastanza stremata da amministratori incapaci per aggiungerne un altro. Quindi io faccio quello che credo mi riesca meglio e vorrei continuare a fare questo. Allora, l'ultimo, facciamo l'ultimo? Sì, perfetto. Facciamo l'alba. Sì, la mia sarà solo una nota, anche perché in quest'ultimo suo intervento penso che in parte ha già risposto alla domanda che volevo fare, ma volevo solo osservare che la sua narrazione, nella misura in cui ha diciamo, trasmesso questa immagine che se c'è una speranza bisogna cercarla forse dove ci sono i più disperati, mi ha richiamato una lettura di forse una ventina d'anni fa, che era Il pianeta dei naufraghi di Serge Latouche, e quindi volevo così giusto farle osservare questo parallelo e avere un commento da parte sua su questo, ma poi parlando dell'Africa in realtà ha già fatto un'osservazione in questo senso. Grazie. Sì, non è la zattera alla Medusa quella con cui siamo, per fortuna. Esito perché rischio di allargare troppo, ma insomma il contrario di quello che abbiamo detto finora è la zattera alla Medusa, il naufragio più metaforico della storia dell'umanità. In 150 su una zattera, in pochi giorni ne rimasero 6, si sbranarono fra di loro, si uccisero, violentarono, cose eccetera. E invece avrebbero potuto salvarsi tutti, perché passarono solo pochi giorni. In pochi giorni non si muore di fame né di sete a mare.
La paura uccide. Quando i naufraghi muoiono in due giorni, si dice sono morti sempre di fame, di sete. Non è vero, si muore di paura di morire. La paura uccide. Ripeto, sono ateo, ma l'ho capito il messaggio di Giovanni Paolo II. Non abbiate paura. Allora, ringrazio a nome di tutti voi, certamente dei miei amici che condividono questo percorso a cui siete invitati tutti il mercoledì alle 20:30 con il laboratorio di Sale della Terra. Quindi grazie per averci condotto fino a quest'ora. Volevo dire che io mi chiamo Ciro e quando ero in Umbria nessuno pensava che fossi nato a Bolzano, quindi mi portavo dietro questa cosa. E poi volevo aggiungere, per quello che mi riguarda, quanto è importante, quanto è bello ciò che ci viene, gli input che ci vengono ad esempio dalle chiese giovani dell'Africa, dall'America Latina, dalle comunità di base, tutta questa roba qui, quindi per dire il Sud che ci insegna, e credo che anche la Chiesa italiana debba tener conto di questi input che vengono dai Sud del mondo. Allora, grazie, potete risentire il tutto sul nostro giornale adesso il sud.it in audio. Grazie, buonanotte a tutti. Yeah.